Ciao amici e bentornati a un nuovo appuntamento con i nostri video tutorial su MB Studio. Finalmente è uscito e oggi vi presento il nuovo MB Live per Android. L'abbiamo aspettato a lungo ma finalmente è arrivato, quindi andiamo a scoprire come funziona. Allora, prendiamo il nostro smartphone, che come vedete è anche tutto bello rigato, e andiamo a provare come funziona il nostro nuovo MB Live per Android. Quello che compare sono le stesse impostazioni che abbiamo sull'MB Live per Windows, quindi ritroviamo la playlist remota, i preferiti, la ricerca all'interno del nostro archivio musicale, la chat e ovviamente la configurazione che iniziamo ad esplorare per prima. Dobbiamo inserire l'indirizzo IP pubblico della nostra stazione radiofonica, quindi l'indirizzo IP per collegarci all'MB Studio, la porta, la password, andiamo a dare il titolo della nostra diretta, la chiamiamo diretta prova, ok. Poi va lasciato l'impostazione di default per quello che riguarda la scheda di cattura del microfono del telefono e queste sono le configurazioni da impostare all'interno di MB Live, all'interno del nostro smartphone. Ovviamente è possibile salvarle, in questo modo possiamo caricare le impostazioni corrette in maniera veloce in base alla radio al quale ci dobbiamo collegare. Andiamo a vedere però come funziona il collegamento quindi alla nostra postazione in studio. Abbiamo il nostro tasto connetti, identico alla versione per Windows. Lo premiamo ed ecco che ci compare la nostra playlist musicale, quella che sta suonando in radio. Ovviamente noi vediamo tutti i nostri titoli, vediamo l'orario di messa in onda, la intro e la durata. Se con il nostro dito teniamo premuto su un oggetto possiamo rimuoverlo dalla playlist ovviamente, se invece gli diamo soltanto un tab possiamo inserire il nostro MB Live Stream oppure inserire un delay, che come sapete è una nota all'interno della nostra playlist, oppure possiamo spostare l'oggetto. Ovviamente abbiamo il tempo restante, il conteggio della intro, insomma tutto quello che ci serve per andare in onda. Andiamo a vedere le modalità. Quindi abbiamo la possibilità di parlare con il voice track, premendo parla col voice track. Ovviamente in questo caso quello che noi trasmettiamo dallo smartphone si va a sovrapporre a quello che la radio sta suonando in questo momento. Il suona subito invece va a interrompere il flusso audio che la radio sta trasmettendo, mandando in onda esclusivamente quello che noi trasmettiamo dal nostro smartphone. Il next ovviamente va da sé, skippa l'elemento successivo. Abbiamo una possibilità di mettere in mute il microfono in modo che se stiamo utilizzando la versione parla in voice track possiamo rimanere collegati senza però trasmettere dell'audio allo studio centrale. Abbiamo la possibilità di mettere in mute il ritorno, perché se lo utilizziamo con un auricolare tramite le cuffiette possiamo ascoltare quello che sta accadendo nello studio radiofonico. Ovviamente possiamo anche disattivare le sequenze orarie. E in ultimo il nostro tasto disconnetti. E quindi come vedete è uguale in tutto e per tutto a quello che è il nostro MB Live per Windows. In preferiti possiamo andare a salvare alcuni file audio che ci possono tornare comodo e da caricare alla svelta. In ricerca abbiamo la possibilità di scegliere un brano contenuto all'interno del nostro archivio musicale e mandarlo in onda ovviamente da remoto. E nella chat possiamo instaurare un collegamento diretto con il personale che è rimasto in regia. Quindi questo è quello che è MB Live per Android. Come potete vedere è uguale appunto in tutto e per tutto all'MB Live per Windows e anche al suo fratello gemello, diciamo MB Live per iOS. E quindi quello che abbiamo visto oggi è MB Live per Android, che ovviamente va ad affiancarsi ai sistemi già presenti per i collegamenti MB Live, quindi Windows e iOS. Sicuramente è un prodotto fondamentale per una radio che vuole essere in diretta in un qualunque momento, in un qualunque luogo. Vi ricordo che però MB Live per Android è disponibile solo per le versioni di MB Studio dalla versione 8.62 in poi. Per chi ha deciso di non aggiornare e quindi di rimanere all'ultima versione, ovvero alla 8.61, questa versione di MB Live non è disponibile. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video insieme. Visita il sito mediastreamsolution.com per scoprire i servizi a disposizione per la tua radio. Per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video, iscriviti al canale cliccando sulla foto oppure guarda il video precedente.